Salve amici di YouTube e benvenuti nel mio canale. Siamo con l'antipasto, un semplicissimo gamberetti in salsa rosa. Io la faccio in questa maniera. Questa è la versione dell'Allotube 75. Iniziamo subito con preparazione della salsa. Un po' di ketchup, eccoci. Maionese, non scende più. Ottimo. Mettiamo un po' anche di maionese di questa marca che a me piace tantissimo, perché questa contiene anche dello senape e dà un buon gusto. Mettiamo anche un po' di questa salsa cocktail per dare quel gusto un po' in più. Diamo una bella mescolata. Eccoci. Mettiamo dentro. Non so se si vede, è semplicissimo e poi ci sta sempre una bella salsa cocktail con i gamberi come antipasto. Bene ragazzi, io direi che il primo antipasto è fatto. Bene amici, iniziamo con il secondo antipasto. Cappesante gratinate in forno, sempre alla Allotube 75, fatto nella mia maniera. Se poi voi avete altri modi da preparare, ditemelo sempre sotto nei commenti. Questa, ripeto, è fatta alla mia maniera. Preparare un impasto, lo mostro come è fatto, dove riempio un po' le cappesante. Oltre ad avere il croccante, si ha un po' più di gusto. Qui le misure le ve le dico d'occhio, Vedete voi quanto quantitativo di impasto volete fare. Ad occhio, tutto d'occhio, circa così. Dopo, se mancherà, taglio un po' di aglio, prezzemolo, pepe, sale e un po' di formaggio nell'impasto. Bucciamo subito questo aglio. Mettete uno o due spicchi, non di più. Tagliate le parti non buone. Tagliamo il culetto, come dice Giorgione. Questo che basta e avanza. Minuzzatelo un po'. L'importante è il risultato. Sprigionerà tutto il suo sapore, come dicono i grandi cuochi. E ricordatevi come sempre di mettere un mi piace al video, iscrivervi al mio canale. La consistenza mi soddisfa. Una volta raggiunto una cosa simile, si inserisce nel pan grattato, sprigiona tutto il sapore dell'aglio. Diamo una mescolatina, poi mettete un po' di formaggio, basta così, sempre ad occhio, Un po' di pepe, un po' di prezzemolo, basta così. Eccoci. E la prima parte quasi è fatta. Mettiamo un po' di olio abbondante alla Giorgione, come dice lui. Come se piovesse, vedete, l'impasto deve diventare una cosa così. Mettete un po' d'acqua perché quando va a finire in forno, se è troppo asciutta, può bruciarsi velocemente. Mettendo un po' di acqua, aumentiamo l'umidità, non si brucia. Una bella mescolata, lasciatelo là un po' riposare. Iniziamo con le cappesante. Dopo averle pulite, lavate, dovete avere un composto simile. Io metto un goccetto di burro dentro, così la cappesante, mentre si cuoce, diventa ancora più morbida, più saporita. Lavoro, intanto mia moglie sta cominciando già a mangiare la composta dell'interno. Il lavoro è praticamente quasi finito. Prendete l'impasto, a me piace abbondantissimo, quindi mi piace proprio coprire benissimo la cappesante, creando un bel strato di impasto. Ecco, non fate il lavoro di compattare troppo forte, perché sennò dopo diventa tutto un blocco cucinandosi. Eccolo. Riempite così tutti e quattro. Dopo ripeto, io metto tantissimo impasto dentro perché mi piace, ma si può mettere molto meno. Però vedrete che il risultato finale non è male. È semplicissimo, come avete visto. Ragazzi, il secondo antipasto è finito. Mettetelo in forno a 170 gradi fino a quando non lo vedete diventare dorato in superficie. Dovrebbe essere un quarto d'ora circa il tempo di cottura. Ecco qui il risultato finale dopo un quarto d'ora in forno delle nostre cappesante gratinate, fatte nella moda di Allotube 75. Ragazzi, provatele perché merita veramente. Sono buone, semplici da fare.
Ciao ragazzi, noi andiamo avanti a mangiare.